Prima realizzeremo una torta al cacao e poi la farciremo con crema chantilly della Pane Angeli. E poi ne farò un'altra, la torta cameo. Vediamo se è più buona una torta non di marca a una di marca. E vediamo quale delle tre marche è migliore nel prodotto. Qui dobbiamo aggiungere soltanto, mi pare, vediamo un po', qui dobbiamo aggiungere il burro, tre uova e il latte. Invece qui aggiungiamo soltanto latte e burro, anche qui, e qui dobbiamo aggiungere soltanto il latte. E qui dobbiamo aggiungere soltanto il latte. Cominciamo a preparare questa qui della dolciando. Allora, la apriamo. E troviamo un preparato che sarà praticamente tutto marrone, che sembra tutto cacao, invece è preparato. E qui attaccato c'è la bustina di zucchero a velo che io oggi non userò perché devo realizzare una torta da compleanno. Prima, quando leggevo gli ingredienti, mi sono scordata che qui ci va anche 80 grammi di burro. No, 125 grammi di burro, 3 uova e 80 ml di latte. Il preparato per torta. Adesso passiamo alla realizzazione. Mettiamo il preparato per torta. In un recipiente. Io ho tutta quanta qui la base con sbattitore e la base sotto, così fa tutto da solo senza che io devo reggere. Poi mettiamo le tre uova, gli 80 ml di latte, che sarebbe più o meno una tazzina di caffè. Ed infine mettiamo il burro a temperatura ambiente. Visto che il mio è uscito adesso dal frigorifero, aspetterò un po'. E infine aggiungiamo il burro a temperatura ambiente. Casomai chiudiamoci con un cucchiaino, con qualcosa. Una volta aggiunti tutti gli ingredienti, anche il burro, eccolo, iniziamo a fare. Dopo circa 3-4 minuti con lo sbattitore avremo una consistenza così. Imburriamo invece di infarinare, ho messo del cacao e passiamo il composto nella teglia. Poi la mettiamo in forno a 180 gradi. Adesso mettiamo il preparato in forno per circa 30 minuti. Nel frattempo che la nostra torta è in forno, io comincio a preparare la crema chantilly per riempirla. Allora, alla crema chantilly della Pane Angeli dobbiamo aggiungere soltanto 200 ml di latte e mettere tutto inizialmente in una terrina alta.
io preparo direttamente in quella dello sbattitore perché poi, dopo aver mischiato il composto e il latte per circa 2 minuti con un cucchiaio, dobbiamo passarlo allo sbattitore. Siccome ci sono due buste, io inizio con prepararne una, poi vediamo quanta è e se è il caso ne preparo ancora un'altra. Latte e crema e giriamo. Il latte lo aggiungiamo poco alla volta. Comunque sia, questa è una poca, quindi dovremo anche realizzare l'altra. Minuti con le fruste. Dopo 3 minuti il composto diventa così, come la panna montata a neve ben ferma, così non si deve muovere. Ma siccome è poco, io consiglio di prepararne sempre tutte e due le bustine. E adesso io preparo la seconda. Nel frattempo la torta si è alzata. Dopo circa 20 minuti la torta è così alta e tra 10 minuti la cacceremo. Adesso preparo la seconda dose di crema chantilly della Pane Angeli. Comunque volevo dirvi una cosa. Ho assaggiato questa crema prima e sinceramente la prima dose, e credo anche questa naturalmente, si sa soltanto di burro. Quindi non credo che sia tanto buona questa crema chantilly. Mi aspettavo più che si sapeva, sì, di qualcosa al latte, panna, ci stava, ma proprio tanto tanto di burro, si sa. E appunto pure la consistenza del burro, quando lo tocchi è tutto tipo olioso. Per adesso fa niente, riempirò la torta con questo preparato, però sicuramente la prossima volta non lo compro, perché una torta che si sa di burro non è tanto buona. La torta al cacao del Dolciando è venuta abbastanza bene, direi. Ha soddisfatto di più le mie aspettative rispetto alla crema chantilly della Pane Angeli. Anche non essendo di marca, questa è uscita bene, invece quello che è di marca è uscito male. Non è molto alto, non esce molto alto, però va bene lo stesso, tanto io lo devo riempire. Realizziamo la torta al cioccolato della Cameo, che dobbiamo aggiungere 300 ml di latte e 50 g di burro. Ecco qua. Vediamo cosa c'è dentro. Allora, qui c'è, diciamo, lo stampo, la a base. Sì, lo stampo. Poi abbiamo la crema e abbiamo il fondotorta. Cominciamo a preparare il fondotorta. Iniziamo con il mettere il burro dentro un pentolino e metterlo a fuoco bassissimo. Lo facciamo sciogliere completamente. Allora, questo qui è il preparato per torta e adesso versiamo il burro. Ecco qua il burro, il preparato per torta, e cominciamo a mescolare. Deve diventare molto granuloso. Adesso il composto lo mettiamo nello stampo che c'era dentro la busta. E sinceramente sarà un po' difficile da assemblare ed è pure storto, infatti. Vabbè.
Ecco qui, dopo che l'abbiamo sistemata bene nello stampo. Adesso andiamo a preparare la crema. E questa naturalmente la mettiamo in frigo e la lasciamo in frigo tutto il tempo che non si raffredda. Ecco di nuovo il mio preparato per torta della Cameo, che quando lo sono andata a mettere in frigo mi si è praticamente smontata tutta la base. E mi stava per cadere la base, perciò ho preferito una teglia che si può aprire benissimo, meglio così. Quindi fate attenzione quando la mettete in frigo, perché sinceramente questa base fa schifo, non regge nulla. La crema che era nella busta, eccola, e adesso aggiungiamo 300 ml di latte. E usiamo lo sbattitore per circa 4 minuti. Questa è la crema che adesso mettiamo sul fondo per la base. La cacciamo dal frigorifero e mettiamo sul fondo della base questa crema. Ecco qua. Diciamo che la torta sarà molto bassa, molto imprecisa e il sapore non è ottimo. Infine, tra torta al cioccolato della Cameo e crema chantilly della Pane Angeli e torta al cacao della Dolciando, rispettivamente pagati 3,75 euro, 1,65 euro e 1,39 euro. Preferisco senza dubbio la torta al cacao, perché sì, anche se è venuta bassa comunque sia, si possono comprare due di queste per fare una torta alta e riempirle qui, invece che aprirla come l'ho fatta io, così, che comunque sia va bene lo stesso. La crema chantilly non mi piace perché si sa troppo di burro. Il prezzo è buono alla fine per la crema chantilly, però si sa troppo di burro e la torta al cioccolato della Cameo è bassa, il sapore non è proprio ottimo e lo stampo che mettono dentro si smonda in mano praticamente. Adesso per oggi è finita qui. Vado a realizzare per stasera il pollo alla mandorla e il pollo al limone. Se volete la ricetta di entrambi, voglio arrivare almeno a 50 mi piace. Se arriviamo a 50 mi piace, vi posto la ricetta. Se no, non ha manco senso, visto che questo è il primo video. Se qualcuno lo vedrà e arriviamo a 50 mi piace, vi metto il video del pollo alla mandorla e il pollo al limone.